siamo nel punto che effettivamente c'è una certa difficoltà di farci noi come italiani, questa è una caratteristica un po' degli italiani, è difficile, perché Leopardi per esempio diceva gli italiani sono socievoli e asociali, e quindi effettivamente questa qui è una grande difficoltà, per cui il localismo, il campanile eccetera continuano ad avere un valore che rende abbastanza difficile sentire un senso di solidarietà nazionale forte, che sia una solidarietà su valori che riguardano soprattutto la protezione di quelli che hanno bisogno di essere sostenuti e protetti, mentre invece qui c'è un pochino la logica dell'arte di arrangiarsi che tende sempre poi a favorire i più forti. Attualmente mi pare che l'Italia, anche con la conduzione degli attuali governi, è quella di farsi correggere dall'Europa. Sarebbe bene che invece avesse delle idee positive su come condurre in avanti l'Europa invece di farsi correggere, perché continua ad avere il suo atteggiamento, diciamo, diciamo così, corporativo. Ha senso per il fatto stesso della democrazia, cioè la democrazia è una cosa che continuamente si muove, se no non è democrazia, quindi continuamente deve essere riprogettata e riplasmata. In questo periodo poi la democrazia è molto in difficoltà, perché c'è anche un conto è fare una democrazia dentro un determinato ambito, per esempio nazionale, un conto è invece affrontare i problemi di una democrazia su uno spazio molto più grande, come per esempio può essere l'Europa. Quindi in ogni caso si tratta di sorvegliare anche la scala di dimensione su cui si instaura la democrazia. Non possiamo ancora dire che per esempio l'Europa riesca a essere una democrazia, per il fatto stesso che non c'è ancora un'educazione a questa nostra, a questa dimensione, no? Quindi risulta in gran parte incontrollabile. Quindi la continua sorveglianza di quali sono le trasformazioni della democrazia. Poi in più c'è il fatto che viviamo in un periodo in cui la democrazia può regredire, perché esistono posizioni di tipo populistico e plebiscitario che sono per definizione un attacco alla democrazia, così come sono un attacco alla Costituzione, che ha ancora una sua grande funzione positiva e che invece viene minacciata proprio perché rappresenta questa garanzia per la democrazia. Intanto la democrazia è una può avere tantissime forme, può essere anche, diciamo, una forma anche autoritaria oppure una forma disgregante, continuamente deve essere sorvegliata anche per questo, quindi è un luogo comune quello di dire è un cattivo metodo, ma gli altri sono molto peggio, diciamo così. Questo rimane sempre un buon senso consolatorio riguardo alle difficoltà delle democrazie. Il fatto è appunto dell'importanza che esista sia delle istituzioni democratiche sia soprattutto una mentalità democratica, cioè capace di reggere le difficoltà di quello che la democrazia propone, cioè che esista un conflitto continuamente misurato, cioè un conflitto che non degenera mai in un conflitto duro e tuttavia che non viene represso come conflitto, perché i conflitti fanno parte della vitalità stessa della società, come conflitti di idee, come conflitti di interessi.